che batte. Okay. Restano poche munizioni. Vicino alla casa, quella con il falò. Ci siamo. Non avrei mai dovuto fidarmi di Schizzo. Ma sono un idiota, avrei dovuto... Non ho potuto farmi fregare qui da Schizzo. Sul cammino. Spostati! È redento! Huh?
culo! E quel maledetto di Jesse Williamson, Carlos, schifoso pezzo di merda. Jack non avrebbe dovuto limitarsi a bruciarti il tatuaggio, Jesse. Avrebbe dovuto sgozzarti. Ci sono quasi. Boozer, campo di Lost Lake, rispondete. Schizzo sta arrivando. Con i ripugnanti, mi ricevete? C'è nessuno in ascolto, maledizione, Lost Lake! Cazzo! Eccola, eccola, è ancora lì. Boozer, mi ricevi? Ricky, campo di Lost Lake, c'è nessuno? Rico. Sì, sono io. No, aspetta! Ricky, i ripugnanti vogliono Boozer! Dick, no! Ehi, hey, Deacon, non sparate! Iron Mike ci ha mandati a cercarti! Ripugnanti! Andate, vi proteggo io! Dobbiamo tornare al campo, niente paura, dal campo! Dobbiamo fermarli! Seguite! Ci siamo quasi! Altri ripugnanti! Senza fermarmi, chiaro? Andiamo! Ci siamo quasi, dobbiamo separarci all'ingresso a est, capito? Al ponte principale! Io farò un'altra strada lungo il ponte pedonale, dalla palude. Qualcuno dica a Boozer che i ripugnanti sono sulle sue tracce, chiaro? Ricevuto. Ehi, sei John. Buona fortuna. Buona fortuna. È il primo che incontra quel bastardo di schizzo lo uccida. Li conosci? Sai dirmi, sì, dove sono? Io non lo so, cioè è successo tutto così in fretta, erano ovunque, ripugnanti, hanno invece
invaso tutto il campo. Ci hanno torturati. Sì. Li hanno preso. Hanno preso Jenny ed Eric. Lei. Senti, come ti chiami? E Nicole. Nicole, sai usare un fucile? Sì. Bene. Sì. Ok. Vedi quella torre? Voglio che tu salga lassù e ti stenda a terra. Se arriva un ripugnante, fagli saltare la testa. Intanto io cerco i tuoi amici. Capito? Ok. Vai. Ok. È qui! Fermo! Ascolta le parole di... Riposati in pace. Passeggiata. Grazie. Shh, non è questo il momento. Conoscete Nicole, vero? Ok, statemi a sentire. Andate a ovest, al ponte pedonale. È nella torre di guardia. Andate a darle una mano. Nessun altro ripugnante deve passare dalla palude, è chiaro? Dio ti benedica. Quanto ho pregato. Bene, ora andate, forza. Grazie. Bene, Nicole, ho fatto la mia parte. Ora tocca a te. Non so. Grazie. Non so come ringraziarti. Grazie, grazie. 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 Boozer. Boozer. Ricky, c'è nessuno. Dick, pensavo di averti perso. Ricky, dov'è Boozer? Che schizzo. Non so cosa stia succedendo. Ho visto Schizzo, era con Boozer. Dove? Dove, Ricky? Io... Ti stavo entrando nell'infermeria. Non muoverti, sto arrivando. Aspettami. Dico! No! Oh, maledizione, Ricky! No!
raggiungere l'infermeria. Lei saprà dove posare. L'ha preso! Alla luce! È a terra! È a terra! Altre munizioni. Brucia, cazzo! No, lasciala andare. Ti prego, non... Siete smarriti, tutti! No, 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 no. Mettete giù le armi! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! È finita! Dovevi restare al sicuro. Io chiedevo un aiuto, non potevo lasciarli morire. Aspettate, aspettate un attimo, che cosa diavolo è stato? È finita! Iron Mike ha negoziato una tregua. Come, cosa? Ma che cazzo succede? Andiamo a scoprirlo. Stai bene? Vieni. Mi spiace. Per tutto. Oddio, anche a me. Mike, è tutto un malinteso, credimi. Vogliono solo... Attaccano il mio campo. Massacrano la mia gente e tu lo chiami un malinteso? Cosa, avete infranto i patti, invaso le nostre terre, andavano rubato le spartite, scorte... Andavano spartite, bugiardo figlio di puttana! Mike, ascoltami! Ho stretto un accordo! Oh. Ehi, no! Giù le armi, Cristo, su! Ok, schizzo, sentiamo questo accordo. Cristo santo, aspetta! Perché non glielo dici? Raccontagli come tu ci hai venduti a loro. Cosa cazzo vuoi da me? Ma porca troia, adesso basta, schizzo. Confessa tutto o ti taglio la gola. Ok. D'accordo!
Ho stretto un patto con Carlos, ok? Mike? Ma non era... Non volevo vendere il campo, te lo giuro. Riguardava solo loro due, lui e Boozer. Non vuole nessun altro, solo loro. Sì, e ti sembra che funzioni? L'ho fatto per salvare il campo, Mike. Per rimettere a posto le cose. A ristabilire la tregua che ha rotto. Col cazzo. Mike. Dick. Felice di vederti, ma... Lascialo andare. Che? Dick. Cosa? No. Ok. Ok, allora. È vero quello che dice riguardo all'accordo? Gli smarriti mentono. Sì, è vero. Ok. Quindi vediamo Dick e William. I Biker Boys o come diavolo si chiamano. E voi lasciate perdere Lost Lake. Riposerete in pace. Vi do la mia parola. E vale qualcosa, vero? La tua parola. Guru dittatore di sto grandissimo cazzo! Ehi, calma! Noi veniamo sotto un vessillo di pace! In culo la tua pace! Questo è il mio campo! È la mia gente! Non venite qui con le mani insanguinate e il vessillo di pace e dettate condizioni! Non a me! Non mi importa cosa hanno fatto questi ragazzi o perché voi li vogliate, ma non sperare che te li consegni. Mike, ti prego. Avevamo un accordo. No, l'accordo è questo, Carlos. E non potrai contrattare. Prendi i tuoi uomini e vattene subito da Lost Lake. Andatevene da qui. O preparati a morire. Proprio qui. E proprio ora. Merda. Volete morire? Rinnoviamo la tregua. Mai scaduta. Per quanto mi riguarda. Figlio di puttana! Boozer! Attenzione! D'accordo. Scortateli fuori dal mio accampamento. Ehi tu. Non finisce qui, Carlos. Cedi all'oblio, fratello. Dick, fatti da parte. Fatti da parte! Mike, volevo solo dirti che... Chiudetelo in cella. No, cazzo, lui è nostro. Lascialo subito! Continuo a ripetermi, ma voi non volete ascoltare. Non è così che funziona in questo campo. Non barattiamo vite umane e soprattutto non uccidiamo a sangue freddo. Portatelo via. Giù le mani. Ha diritto a un processo equo, come in ogni società civile. E sconterà la pena che merita. Non sono pentito, Mike. Non lo sono. Porca puttana, ho provato a salvare questo campo. I ripugnanti torneranno. Carlos non si fermerà. Capito? Non è finita! Hai visto chi era? Jesse. Già, comandare una setta di schizzati nel piano dell'Apocalisse non gli basta. Vuole anche vendicarsi. Quello stronzo, figlio di puttana. Già. Per me ci sta addosso da un pezzo. Quella notte il Crazy Willy i ripugnanti non hanno attaccato per caso. Il schizzo voleva venderci a lui. Dove l'hanno portato? Se lo trovo gli spezzo lasso del collo. Aspetta, lascia perdere schizzo per ora. Prendi un po' di armi, qualche molotov e tutte le munizioni che puoi. Perché? Che vuoi fare? E so già sì, che sarà una pessima idea. Ma andremo lo stesso. Devo recuperare gli esplosivi dal capanno e la miccia dall'alloggio di schizzo. Aspettami al ponte. Ti spiego tutto in viaggio. E sei con me, amico? Sì. Oh, sì. Dick.
Siete lì? Deacon, rispondi. Sì, Ricky, sono qui. Senti, non ho molto tempo. Che diavolo è successo? Ho visto che rinchiudevano Schizzo e... Sì, bene, ma ora non ho tempo per chiacchierare. E Carlos e tutti i ripugnanti sono andati via, come se nulla fosse accaduto. Sì, ok, grande, ma parla da Iron Mike di queste cose. Lo farò, ma ho bisogno di parlare anche con te. Non devi fare nulla di... Dai, Ricky, mi stai già parlando. Ora devo solo portargli al mio capanno senza farmi vedere. Che succede? Ehi. Ah, Deacon, che bello vederti. Blair, sembri in forma oggi. Sì, ottimo. Sì. Ah, ottima scelta. Ottimo. Ok. Sì, ottimo. Sì. Ehi, Dick, sta attento. Ehi, santo cielo, amico. Quando i ripugnanti ci hanno attaccato, credevo che fossimo spacciati. Sì, lo so. Ho saputo... Ok, ci vediamo, Dick. Abbiamo abbastanza stufato. Posso aggiungere delle spezie? È tutto. Deacon St. John, come andiamo? Buzz. Che posso fare? Faccio il pieno. Ci penso io. Ok.